E qui ragazzi abbiamo sbloccato il cuccioli di drago con la prima caserma di livello 11. Anche la seconda è praticamente fatta, finisce domani e poi procediamo con le altre due. È stato veramente un periodo del cavolo e ci sarà un altro periodo del cavolo così, perché ho potuto utilizzare solamente due caserme e quindi dovevo tenerle praticamente sempre full. Inoltre, come vedete, abbiamo accumulato più di 6 milioni di elisir, perché alla fine di questo video ragazzi andremo a maxare i cuccioli di drago al livello 2, che sono il livello massimo per il THNO. Per quanto riguarda gli eroi, abbiamo finito anche la regina a livello 26, ma non voglio soffermarmi troppo sulle novità in questo video, perché guardate qua ragazzi, abbiamo gli accampamenti pieni zeppi di cuccioli di drago e non andremo a fare un solo attacco, ma andremo a fare un solo attacco in globale, mentre ne faremo altri con i membri del clan. Siccome c'è sempre qualcuno che non lo sa, vi ricordo che abbiamo un clan, si chiama Ferroth Clan, trovate qua sotto in descrizione tra le mille cose anche il tag nel caso in cui non lo trovaste, ma è difficile perché lo troverete sicuramente. E inoltre trovate anche nella descrizione i requisiti per entrare. Ok ragazzi, ci siamo pure fatti donare dei cuccioli di drago. Io direi di cominciare dal primo, che è Raffi. Allora facciamo una ricognizione. Ok, allora ragazzi, io sono tesissimo, non so assolutamente come attaccarlo, però ci proverò. Allora direi di buttare una terremoto qui. Perfetto. E due tuono sulla difesa aerea, sperando di distruggerla. Ok, a questo punto voglio attaccare da questo lato con i baby drago. Ok, che hanno la loro furia, come potete vedere. Ok, ah, lanciarli tutti insieme non li dà la furia. Cavolo, non lo sapevo questa cosa. Ok, stiamo andando avanti con molta calma. Però sembra che siano partiti abbastanza. Nonostante siano al livello 1, stanno facendo abbastanza il devasto, ragazzi. Io a questo punto ci butterei gli eroi, che puntualmente devono fare il giro. E oh mio Dio, i baby drago cosa stanno combinando? Stanno facendo il giro a caso, veramente l'attacco non è andato come volevo. Però hanno fatto un bel po' di macello, ragazzi. Mamma mia. Sono parecchio forti nonostante siano di livello basso. Vi ripeto, questa qua è la prima volta in assoluto in cui li utilizzo, quindi non pretendete chissà cosa. E beh, qua gli eroi al 26 diciamo che danno una grossa mano, ragazzi. Qua danno una grossa mano veramente. Ok ragazzi, mamma mia, è veramente stranissima come cosa. Non so, mi fa uno strano effetto utilizzare una nuova truppa. Non so perché, forse è da un po' che non utilizzavo nuove truppe su questo gioco. Ma tanto qua mi sa che si faila di brutto ragazzi, Sì, io veramente sto attaccando a caso totale. Però è molto divertente sta cosa delle amichevoli. Non avevo mai avuto modo di provarle veramente fino ad ora. Ok, distruggiamo questa difesa qui. A questo punto partiamo schierando i nostri baby drago su questa parte. Ok, la zona che ricopriamo è piuttosto ampia, però va bene. Ok, regina qua. Potevo anche buttarla un po' prima la regina, ora che ci penso, però vabbè. Ok, andiamo con la prima furia. Ok, perfetta. Abilità della regina, ok. Andiamo avanti, forza baby drago, forza. Ok, stanno andando avanti molto meglio adesso. Potrebbero fare town hall anche se hanno poca vita, ragazzi. Quindi non ci metterei la mano sul fuoco. Noi ci proviamo. Hanno il re dietro, quindi potrebbero fare qualcosa. Ok, sì, ok. Hanno fatto la stella del municipio. Vediamo se riescono a fare il 50%. Comunque questo attacco ci è andato un pochettino meglio. Quindi Raffi, non usare assolutamente questa formazione, perché se l'ho buttata giù così vuol dire che non funziona molto bene. Però guardate, tutto sommato procedono ancora abbastanza imperterriti. E nonostante questo, quando sono ancora nello status di furia, sono parecchio forti ragazzi. Un bel 66%. Già meglio. Ok ragazzi, ultimissima veramente su Simone. Ok, che ha una formazione abbastanza interessante. Sembra una formazione da guerra, quindi potremmo avere dei problemi con questa. Ok, allora vediamo un attimo. Io direi di buttare la terremoto qui. Ok, e andare di prepotenza con due pozioni. Non abbiamo fatto fuori la difesa aerea, perché ho cercato di buttare giù anche il volano, quindi ci ha fatto una cazzata in partenza. Vabbè, allora a questo punto vediamo di fare almeno due stelle. Le difese aeree sono tutte quante più sulla parte destra del villaggio, quindi io cercherei di attaccare di qua. Il municipio dovrei farlo senza problemi, però il 50% non lo so. Quindi vediamo un secondo, cerchiamo di capire.
Allora, subito una furia qua. Ok. E anche su questo gruppo di draghi io butterei una furia. Ok. Buttata un po' male, potevo buttarla più avanti verso il centro del villaggio, però vabbè. Allora, il re è entrato dentro. Il re sembra che sia... Dove cazzo è venuto il re, ragazzi? Eccolo qua, non sta girando. Quindi penso che il 50% lo faremo quasi sicuramente. Sì, infatti, guardate qua. Anche se devo dire che Simone, per essere un TH9, sei molto, molto, molto indietro. Quindi io, se fossi in te, mi metterei a maxare molto deciso. Ok, le difese hanno un livello veramente basso e stiamo macinando alla grande. Ho paura di fare un 100%. Non credo di fare il 100%. Quell'arco X mi sa troppo di pericoloso. Aiuto, vai, forza, sparate con l'arco X. Oh, ragazzi. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Non ci credo, no. Non ci credo, ragazzi. Ok, ragazzi, io nel frattempo ho cominciato a skippare. Devo dire di essermi divertito veramente molto a fare gli attacchi con i membri del clan. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto anche voi e eventualmente posso portarvene altri. Tra l'altro, a mio parere è stato anche parecchio utile, perché ci ha dato la possibilità di capire un pochettino meglio come funzionano questi draghi. E io direi di provare proprio a rischiare con questo attacco su questo tizio, ragazzi. Veramente l'attacco è parecchio, parecchio difficile, però io me la sento di rischiare. Allora butto la regina lì per far fuori una difesa aerea. Qua butto la terremoto con la doppio tuono. Ok. Allora facciamo andare avanti con calma la nostra reginetta. Ok, che fa fuori comunque già una buona quantità di difese. E io adesso direi di partire. Di qua ci mando il mio bellissimo re barbaro. Ok. E direi di partire proprio con i nostri baby drago e rischiarcela così, ragazzi. Ok. Vediamo un pochettino cosa esce fuori da questo attacco. I baby drago sono rimasti sorprendentemente in vita e hanno raggiunto il deposito nero, ragazzi. Fantastico. Ancora un'altra furietta lì. Perfetto. Ok, facendo fuori le difese aeree, ragazzi, ci abbiamo dato veramente dentro la grande con questo attacco. E abbiamo preso già il nostro carissimo deposito. Non riusciamo a far fuori il municipio, non è un problema. Dovremmo riuscire a fare comunque il 50%, credo. Adesso vediamo. Ce lo rischiamo, ok, il 50% l'abbiamo fatto. E no, non penso assolutamente di riuscire a far fuori il town hall. Anche perché punta arco X, quello di pazienza. Ok, il bottino non è poi così malaccio. Abbiamo un 66.000 di oro, che vabbè è poco. Un 270.000 di elisir, che alla fine ci ha coperto giusto le spese, perché i draghi sono abbastanza costosi. Ma un bel 2170 di nero, che ci servirà sicuramente per portare il nostro re al 27, che è il prossimo upgrade da fare con gli eroi. Ok, ragazzi, adesso prima di chiudere il video è arrivato il momento di spendere queste maledette risorse. Andiamo sul laboratorio subito, ragazzi, e mettiamo i baby drago a livello 2, ragazzi. 10 giorni, ma li avremo maxati anche questi. Avremo rimaxato il laboratorio. Anche se poi ci saranno da fare anche le pozioni, ora che ci penso. Invece, per quanto riguarda tutto quest'oro, io direi di mettere a fare due trappole a scatto, proprio perché le voglio maxare e basta. Invece l'ultimo muratore ce lo teniamo per togliere eventuali ostacoli, oppure semplicemente continuare con le nostre carissime mura. Quindi, ragazzi, anche per oggi siamo giunti al termine del video, anche se senza facecam. Come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che date sotto ogni mio video. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani con un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi!